Elimina i narcisisti in quattro passaggi. Allora, il primo passaggio è la discesa agli inferi. La discesa agli inferi diviene una realtà spaventosa affinché, diciamo, quando ti rendi conto di aver avuto a che fare con un narcisista, è la trappola che si chiude, ma è un passaggio che devi fare. Devi essere consapevole che il narcisista ti sta portando all'inferno. Questo è il primo appunto, la consapevolezza. Non c'è spazio per il senso di colpa, devi semplicemente prendere atto del fatto che il narcisista ti ha portato nel baratro e perché se non ti rendi conto di essere nel baratro non potrai neanche uscirne fuori. Questo è un punto veramente importante, un punto fondamentale. E il secondo punto è devi imparare ad aprire gli occhi. Una volta che hai capito che hai a che fare con un narcisista, devi concentrarti su come uscirne fuori, aprire gli occhi. La metafora, dell'effetto farfalla è fondamentale. Devi iniziare a volare con le tue ali. Attraverso, diciamo, un battito d'ali tu puoi trasformare completamente qualsiasi cosa. Una piccola variazione di comportamento può veramente dare dei grandi risultati. Il battito d'ali di una farfalla, diciamo in Brasile, può generare un tornado in Texas, quindi questo è fondamentale. Devi essere consapevole che anche piccoli comportamenti possono essere fondamentali per togliere dai piedi il narcisista. E poi la riflessione, il brusco risveglio dalla morsa perversa del narcisista può assomigliare a un terremoto, ma il risveglio è il punto fondamentale. Il risveglio è una tappa difficile che però devi portare avanti, quindi il risveglio è il punto che ti consentirà di andare oltre e di raggiungere i risultati. E il quarto punto è il cambiamento e l'azione. Quindi è la fase più importante, vuol dire che devi fare no contact, togliti dai piedi il narcisista, concentrarti su altro e chiudere completamente ogni blocco con il narcisista. Questo è veramente importante, è veramente fondamentale. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!